Con la lezione di oggi noi cominciamo la lettura e l'interpretazione del canto ventiseiesimo. Ci troviamo nell'ottavo cerchio, ma le bolge, ci troviamo nell'ottava bolge, quella dei consiglieri fraudolenti. Prima di incontrare i due personaggi più importanti di questo canto, Dante si rivolge alla sua città natale, a Firenze, e usando tono sarcastico la elogia, perché il suo nome è diffuso in tutto l'inferno. Il riferimento è in particolare a quello che è successo nel canto precedente, cioè l'aver incontrato cinque ladri fiorentini. E questo spinge Dante a una riflessione amara su Firenze, come il suo nome, che giustamente è famoso nel mondo per traffici, per i commerci dei fiorentini, così purtroppo è tristemente diffuso anche qui, nell'aldilà, in particolare nell'inferno. E Dante prova, ecco, una sorta di amore-odio nei confronti di questa città, un amore profondo che altrimenti non si giustificherebbe questa apostrofe così sarcastica, e l'odio sicuramente, insomma, porta con sé per come è andata a finire la sua storia con Firenze. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare, per terra batti l'ali e per lo inferno tuo nome si spande. Rallegrati, Firenze, perché il tuo nome è così grande per i mari e per la terra, cioè i tuoi traffici sono importanti, sono riconosciuti i tuoi cittadini come cittadini di grande importanza, grandi mercanti, grandi commercianti. Ma purtroppo il tuo nome è famoso anche qui nell'inferno. Il tuo nome si spande, non solo sulla terra, ma anche nell'inferno. Tra i ladroni trovai cinque cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non esali. Ecco la motivazione di questa apostrofe veramente dolorosa. Tra i ladroni ho incontrato cinque personaggi, cinque tuoi cittadini, per i quali io provo vergogna, e tu sicuramente non cresci in onore, in gloria. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da piccio il tempo di quel che prato, non caltri, t'agogna. Si dice che i sogni al mattino siano quelli più veri, più vicini al vero. E allora Dante parte proprio da questa considerazione popolare. Se presso al mattin si sognano le cose, i sogni più veri, più vicini al vero, tu sentirai, tu percepirai, e non passerà molto tempo, di qua da piccio il tempo, quello che prato, e non cito le altre città toscane, desidera per te, augura a te. Quindi ormai una città di Firenze completamente isolata dagli storici nemici come Pisa, ma anche da città più vicine a Firenze stessa. E se già fosse, non sarebbe per tempo, così fossei da che pur esser dee, che più mi graverà con più a tempo. E se fossero già accadute delle disgrazie, non sarebbe troppo presto. Così potesse accadere, se pure destinato che deve accadere, da che pur esser dei, che più mi graverà, perché mi peserà di più. Quindi sopporterò sempre con più difficoltà queste sciagure, quanto più io invecchierò.